E bentrovati a tutti con questa nuova puntata della Tana dei Lupi qua in diretta dallo studio di Villa Cordiani su www.radioromafutura.it. In questo martedì 15 dicembre mi trovo qua a parlare di Roma con Lorenzo Caligiuri e Alessandro Paglioni. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera amici. Tanti argomenti dobbiamo trattare, visto che abbiamo saltato la puntata della scorsa settimana, sia di Roma Abate che di Napoli-Roma, e poi diciamo di un prepartita che sarà quello di Roma-Genova e prima ancora di Roma-Spezia. Tanta roba e poco tempo, forse. Partiamo da Napoli, no? La Roma ha conquistato, forse tra virgolette, uno 0-0 che vale un punto al San Paolo. È stata l'unica squadra a fare il risultato sul campo del Napoli, però una partita che lascia forse insoddisfatti molti dei tifosi romanisti, o no Ale? Secondo me io sono del parere che il pareggio a Napoli è molto buono, perché la Roma si doveva leccare le ferite, poteva fare solo quella partita a Napoli, perché non dovevamo fare un bel gioco. Quella partita non andava persa, la Roma ha giocato in difesa, facendo vedere che quando vuole la Roma è capace, quando vuole la Roma sa pure difendere. Ha avuto anche un po' di fortuna, ha avuto finalmente un buon portiere che l'ha tenuto in vita sia anche contro il Bate sia contro il Napoli. Quindi secondo me il pareggio contro il Napoli è un pareggio buono, soprattutto per il morale, anche perché poi fare i punti a Napoli non è mai facile. La Roma si è riuscita in queste condizioni precarie. Tutti ci davano per morti disperati che il Napoli vinceva 5-0 con tripletta di Higuaín, invece Manolas e Rudiger sono stati abbastanza bravi infatti Higuaín non ha tirato mai in porta, a neutralizzare il Napoli. Invece Lorenzo, forse tu rappresenti l'altra campana della tifoseria giallorossa, perché come me forse è rimasto deluso da gran parte della partita, no? Perché come ha detto, cioè, i commenti di Garcia a fine partita sembravano i commenti dell'allenatore del Chievo, sì, no? Esattamente. Comunque io nel post partita ho sentito, diciamo, ho visto dei commenti, insomma, anche parlando con i miei amici, persone che si ritenevano, diciamo, abbastanza soddisfatte della prova della Roma. Però io non la penso assolutamente così, perché noi, insomma, siamo partiti a inizio stagione con l'obiettivo di vincere lo scudetto, di fare un grande campionato e tutto quanto, e poi ci siamo ritrovati purtroppo a fare un altro cammino, perché insomma ci troviamo fuori dalle prime tre posizioni, e in più la partita col Napoli secondo me è stata, non dico un fiasco, però quasi, perché comunque non siamo mai riusciti a fare gioco, non abbiamo fatto un tiro in porta. Poi secondo me, soprattutto queste voci che giravano nel prepartita sul fatto che ci davano tutti per spacciati, che sicuramente prendevamo 5 gol, e secondo me tutte queste voci, diciamo, hanno un po' spaventato la piazza, i giocatori, insomma, anche perché noi siamo una squadra fragilissima e ogni volta che dobbiamo affrontare una grande partita andiamo sempre in difficoltà, e appunto secondo me abbiamo deciso di fare un tipo di partita così, di difenderci, abbiamo avuto proprio paura del Napoli secondo me, perché comunque non abbiamo fatto manco un tiro in porta. Poi ok che i difensori hanno giocato bene, però quando toccava a noi ripartire, cercare di fare l'azione, cercare di andare in gol, i difensori sbagliavano i passaggi. Rudiger penso avrà sbagliato tutti i passaggi possibili al centrocampista, poi la squadra si allungava, lasciavamo i buchi, comunque il Napoli attaccava, però noi ok ci siamo difesi molto bene, ci siamo piazzati bene, ma non siamo mai riusciti a ripartire. Secondo me, cioè, dato che noi comunque non siamo il Chievo, con tutto il rispetto, ma abbiamo una rosa forse di livello, cioè è più alta, la più alta rosa di livello che c'è in Serie A insieme a quella della Juventus, e non possiamo permetterci di fare questo tipo di partita. Ok difendersi, stare attenti, ma non addirittura farsi schiacciare così e fare la figura di quelli che si sono difesi tutto il tempo e che hanno avuto paura per 90 minuti del Napoli. Per questo io non mi ritengo soddisfatto. Non solo la paura, ma anche l'imprecisione, no? Perché sì, appunto come dicevi te, come anche aveva ribadito Garcia poi nello spogliatoio, quando si trattava di dover compiere delle ripartenze erano sempre palle buttate, perché erano palle, sì, lunghe. Dzeko non ha lo scatto tra le sue qualità,
e quindi erano palloni che noi buttavamo e quindi riconcedevamo palla al Napoli. È stata una partita che ha avuto un copione quasi unico, no? Sì, esatto. E però il Napoli due tiri ha fatto, sì, certo. Ma il Napoli ha fatto due tiri, però poi devi anche vedere il gioco che ha espresso. Intanto i dati riportano quattro tiri in porta, riportano i dati. Era il Napoli che faceva gioco. E comunque gioco. Il Napoli ha fatto la partita e questo tu lo devi riconoscere. Cercava di vincere la partita e noi no, capito? Noi non e abbiamo mai provato. E tu non hai neanche fatto quella tipologia di partita come contro la Fiorentina, che ha giocato un po' più difensivo per poi ripartire e colpire. Tu hai fatto un gioco di dobbiamo cercare di non prendere gol in un modo o nell'altro, e questo è stato anche perché a un certo punto sono saltati anche i ruoli. Iago Falche si è ritrovato in difesa perché ormai eravamo talmente tanto compressati nella nostra area di rigore che anche gli attaccanti, a parte Diego, sono dovuti rientrare. E proprio di Diego parliamo perché una delle occasioni, diciamo, per la Roma è stata proprio sulla sua testa, no? Io sto vedendo la partita con un mio amico e mi ha detto giustamente che si era preparato, sembrava dovesse fare il colpo di testa più micidiale della storia del calcio, e poi invece ha fatto tipo una semisponda, una cosa brutta. E non è da questo giocatore, perché questo è un giocatore che noi abbiamo visto giocare in Bundesliga col Wolfsburg, ma anche in Premier League col Manchester City, abbiamo visto giocare in Champions più volte, in Europa League. È un giocatore che non è quello che abbiamo qua a Roma. Allora, Alessandro, siamo noi che rendiamo questi giocatori delle, tra virgolette, pippe? Io sono convintissimo di questa cosa. Sono veramente convintissimo che noi facciamo noi plasmiamo i giocatori a Roma. La prova sono Dzeko, Destro, Astori, Dumbia, Ljajic. Cioè sono proprio prove tangibili che l'ambiente è completamente sbagliato qua a Roma. Non so per quale motivo, io non mi sono quasi arreso a questo fatto, ma non lo so, Destro ha vinto un campionato col Wolfsburg, è come vincerlo con la Roma. Ha vinto col City dopo Dzeko ha vinto Dzeko, no, un lapsus freudiano, poi ha vinto col Manchester City dopo 60 anni, ha portato la Bosnia ai mondiali e poi con noi tragedia, non fa niente, è morto. Vabbè, il gioco non lo assiste anche, però sì, alcuni hanno addirittura detto comunque che io lo sostengo sempre Dzeko, c'ha bisogno di più palle giocabili, deve fare più gol, è vero, però io una vedo poco su servito Dzeko. Dimmi. Ho una teoria su Dzeko perché comunque io l'ho visto molte volte giocare col City, comunque è sempre stato un attacco, anche col Wolfsburg, ma era anche molto più giovane, comunque c'era molto entusiasmo in quella squadra, che c'erano tantissimi giovani comunque forti, e vabbè, comunque io il Dzeko che calcolo è quello là del Manchester City, perché era proprio al City che lui si doveva far valere, e l'ha fatto, perché ha fatto grandi campioni, è sempre andato in doppia cifra, un anno è anche stato vice capocannoniere della Premier, è andato, ha fatto più di 20 gol, però comunque c'è da dire che innanzitutto noi magari, come ha detto Alessandro, ci aspettiamo, cioè purtroppo a volte distruggiamo i giocatori che ci vengono acquistati, perché ce li portano pieni di aspettative e poi magari non rendono subito dall'inizio bene come tutto il tifo della Roma spera, e quindi giocano male, proprio come è stato magari per Dumbia, per Destro. Però diciamo che Dzeko, cioè come noi vediamo in campo, è un giocatore forte, perché ha tecnica, protegge la palla benissimo. A livello di gioco lui è forte, cioè ce lo dimostra. Il problema è che gli manca il gol. Ma perché, secondo me? Comunque noi dobbiamo calcolare che Dzeko, quando giocava al City, aveva gente dietro che gli passava la palla, che giocava solamente per fare gli assist. Faccio due nomi, ok, che noi non ce l'abbiamo. Ad esempio Silva, Nasri, Silva, Silva è un giocatore che vive, gioca a pallone per fare gli assist, cioè lui proprio si allena a fare, gli fa solo quello. Dzeko ha fatto 20 gol anche perché aveva questi tipi di giocatori dietro, e noi non è che abbiamo, noi abbiamo giocatori anche abbastanza individuali, cioè l'unico che può fare assist, che è un po' più altruista, potrebbe essere Pjanic. Salah, ok, ogni tanto va sulla fascia, fa le sue, diciamo, scorribande, poi si accentra, cerca il cross in mezzo, ma è un giocatore molto individuale. Cioè secondo me Dzeko lo cerchiamo, non è che noi poi abbiamo questi grandi crossatori in squadra, non mi sembra che gli arrivano tante palle a Dzeko. Ultimamente ne sono arrivate un po' di più, infatti Dzeko magari doveva impegnarsi un po' di più, per esempio contro il Bate, che si è mangiato quel gol davanti alla porta, col Napoli c'è stato quel colpo di testa che poteva fare sicuramente meglio. Però secondo me noi gli diamo, cioè, queste palle che gli danno i nostri giocatori, che noi pensiamo siano le palle dove Dzeko deve per forza segnare, non sono così ottime come magari non sono così ottime, diciamo, come magari gliele davano al City con diversi giocatori. Infatti secondo me
serve un, magari un altro tipo di giocatore che possa essere, come dire, utile al, per far segnare Dzeko. Certo, tra sì. l'altro pure Terzini, cioè Digne non sa crossare. Digne ora fa dei cross lenti, questa, brutti. Diciamo sulla questione di ciò che ruota attorno a Dzeko, se vogliamo, ci sono varie tesi. Io ho sentito addirittura alcune radio romane e romaniste che dicevano che Florenzi è uno dei migliori crossatori d'Italia. E Florenzi stessa, parliamo di Florenzi perché rappresenta anche un po' l'anima di questa squadra, no? Florenzi sta sbagliando molto dal punto di vista tecnico, ok? E lo sta sbagliando secondo me perché è profondamente nervoso. E c'è un nervosismo all'interno dello spogliatoio che è palpabile e che poi trova, diciamo, le sue azioni emblematiche nel litigio tra Nainggolan e Garcia, nel litigio tra Manolas e Pjanic. Insomma, tra un clima di tensione che c'è ed è forte. Questo è preoccupante perché quando la Roma si trova in questa situazione, rialzarsi comporta sempre delle rivoluzioni, sempre, sempre, è storicamente accertato questo. E vi chiedo, secondo voi Florenzi è anche egli emblema di tutto ciò? Cioè di questo clima? Secondo me Florenzi, insomma, ha fatto un grandissimo inizio di campionato. Sono d'accordo che in questa Roma, la Roma di quest'anno, è lui, diciamo, un po' l'anima della squadra, no? È un po' il nostro simbolo, dato che comunque Totti purtroppo viene sempre meno alla squadra. E De Rossi, insomma, non è che si sta impegnando più di tanto. E Florenzi, diciamo, è quello che si è preso sulle spalle tutta la squadra. Però secondo me, appunto per questo, ultimamente si è anche un po' montato la testa, secondo me, Florenzi. Secondo me. E insomma, appunto per questo, anche per i litigi che ci sono in squadra, insomma, per il clima di tensione che c'è, che magari Garcia non riesce a far andare d'accordo questo gruppo. Infatti, secondo me Florenzi sta sbagliando queste ultime partite per questi motivi. E a parte che sono anche dell'idea che a me non piace è Terzino. Sì, non è Terzino, esatto. E